Tecnocanapa si occupa di soluzioni per l'involucro edilizio ad alta efficienza energetica e salubrità. Ne parliamo col suo direttore tecnico e della ricerca e sviluppo manager, dottor Gilberto Marcella. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie. Allora, dottore, di cosa si occupa esattamente Tecnocanapa? Tecnocanapa si occupa di fornire materiali e installare materiali in canapa e calce per l'involucro degli edifici, sia per ristrutturazioni che per costruzioni nuove. È iniziato questo percorso una decina d'anni fa, abbiamo avuto diverse esperienze di ricerca e sviluppo, portando avanti e sviluppando innanzitutto un brevetto con cui abbiamo ottimizzato quello che era la tecnologia esistente. Questa tecnologia nasce 30 anni fa più o meno in Francia, nel nord della Francia, e si è sviluppata negli anni ma non ha raggiunto un grande mercato, un grande sviluppo, proprio perché era rimasta in una nicchia molto costosa e non troppo diffusa. Adesso invece si sta diffondendo sempre più, è più diffusa adesso. Si è creato un vero e proprio mercato, c'è sempre più domanda, questo si è verificato grazie al cambiamento di esigenze, risparmio energetico prima di tutto, oltre che una maggior consapevolezza delle persone su quello che è la salubrità degli ambienti, certo. La sindrome d'edificio malato portata all'esempio alla luce dall'Ordine Mondiale della Sanità, e quindi queste esigenze fanno sì che si ricercano sempre di più materiali bioedili che vadano incontro a quelle. Voi siete una start-up innovativa, qual è stata la vostra maggiore innovazione che avete apportato al settore? Abbiamo, in funzione di due aspetti fondamentali. Prima di tutto, utilizzare calce aerea dolomitica senza nessun additivo chimico che la rendesse idraulica. Quindi mantenere la calce per quello che era, per come era utilizzata nella storia, calcare che torna a essere calcare. Perché? Non per ideologia, ma perché semplicemente il calcare in atmosfera ci sta benissimo e quindi se tu utilizzi quello è eterno. Certo. E questo l'abbiamo fatto grazie a un brevetto dove abbiamo accelerato i processi di indurimento della calce, non con prodotti chimici, ma con un probiotico che rende disponibile CO2 in ambiente bagnato e quindi non ci fa cambiare la formula chimica. CaCO3, che è la calce, che è il calcare, viene cotto, diventa ossido di calcio, CaO, si aggiunge l'acqua, CaOH2, idrossido di calcio, se ne va l'acqua, torna CO2 e ritorna ad esserci CaCO3, quindi il calcare. Questo fa sì che abbiamo un materiale eterno e indistruttibile dall'ossigeno e dall'acqua. Dall'altra parte abbiamo creato delle macchine che potessero installare questi biocompositi in canape e calce a una velocità molto importante, 6 metri cubi, 5 metri cubi ora, che ci permette di costruire 100 metri quadrati di muro. Quindi abbiamo diminuito i tempi di costruzione in questo modo. Abbiamo diminuito i tempi, molto, esatto, direi. Abbiamo abbattuto i tempi di costruzione, tant'è che noi con maestranze abbastanza poco diffuse riusciamo ad andare a costruire per competitività in Sardegna, in Svezia, piuttosto che in Israele. So che stai costruendo un ashram, mi diceva, in Danimarca, in Finlandia, dove? In Svezia per Guruji Srivast, che sta costruendo un ashram di oltre 4.000 metri quadrati e ha scelto la nostra azienda per fornire know-how e materiali. È una bella vetrina a livello internazionale. Sì, perché arrivano manager e persone da tutto il mondo e troveranno questo nuovo modello di costruzione. Voi intervenite su edifici nuovi o già anche esistenti? È importantissimo sia il nuovo che l'esistente. Il nuovo ci permette di fare edifici che non hanno fondamentalmente bisogno di impianti, come anche da ricerche scientifiche recenti pubblicate da Enea e da Politecnico di Milano. La ristrutturazione per restituire valore al nostro patrimonio immobiliare. L'Italia è uno dei paesi più ricchi al mondo per il patrimonio immobiliare storico che nessuno ha, le nostre città, i nostri centri storici. La soluzione ideale per efficientare e recuperare con materiali nobili come la calce utilizzata da sempre per costruire quegli edifici è la soluzione che oggi abbiamo a disposizione. La differenza tra bioedilizia e neoedilizia?
sta a identificare la nuova bioedilizia che oggi è quella che noi facciamo come anche altre realtà, dove la bioedilizia viene industrializzata. Uno dei difetti della bioedilizia, che è sempre stata evidente, sono sempre stati evidenti i vantaggi di fare un lavoro in bioedilizia, spesso però veniva resa poco fruibile perché è troppo costosa. Quindi solo la bioedilizia industrializzata. E la bioedilizia in questo modo si abbattono dei costi. Abbattono dei costi grazie alla maggior scala. Utilizzare materiali naturali senza svilirli e con la tecnologia far sì che questo diventi facile da fare. 100 metri quadri al mantenendo muro. Mantenendo la qualità e la naturalità. E questo si fa assolutamente. Senta, la Senini cos'è invece? La Senini è un'azienda, una dei maggiori player sul mercato italiano che produce manufatti in cemento. Per esempio hanno fatto gli autobloccanti per l'Expo 2015, hanno fatto tutti i pavimenti che c'erano nell'Expo. Oggi sta facendo un intervento a Sigonella, per esempio, in Sicilia. Si lavora anche all'estero, in Benin, in Arabia. Quindi è una realtà importante, certo. Da qualche anno ha deciso di investire anche su materiali naturali, dal fotocatalitico per esempio, che fanno come pavimentazione, quindi una pavimentazione che cattura smog fondamentalmente, al nostro ramo che è la tecnocanapa, che ci stanno permettendo di sviluppare. In parte ha già risposto, ma perché canapa e calce? Canapa e calce perché... Intanto diciamo che questa è una cosa che esiste da 1500 anni, no? Bravissimo. Storica, la calce e la canapa veniva usata 1500 anni fa. 1500 anni fa nelle grotte di Ellora, per esempio, in India, c'è un termointonaco che è stato scoperto di 7 centimetri che ha reso possibile che degli affreschi potessero arrivare fino a noi oggi grazie al microclima creato. Quindi questo crea una durata... Una durata grazie alle performance che la calce ci garantisce. Storicamente la calce ci ha fatto vedere che cosa è, dalle piramidi alla Cappella Sistina, certo, a tutto il patrimonio storico italiano. La canapa perché contribuisce a creare ambienti salubri. La canapa, grazie alla sua porosità e alla sua igroscopicità, oltre a far diventare la calce un isolante, perché calce e canapa bastano 6 cm per interrompere la curva del calore, quindi se ne facciamo un intonaco di 6 cm in un edificio non esce più il caldo, certo, fondamentalmente. E dall'altra parte la sua capacità di regolare l'umidità all'interno degli ambienti fa sì che dentro edifici in calce e canapa ristrutturati o costruiti nuovo ci sia sempre l'umidità al 55-60%. Crea un microclima di fatto all'interno dell'edificio a discapito di quello esterno, dove invece abbiamo un'umidità che dipende dal meteo o dalla stagione. Quindi anche gli impianti di riscaldamento diventano quasi inutili. Diventano quasi inutili, in un senso. Un edificio in calce e canapa mantiene un calore costante. 300 euro all'anno di costi di riscaldamento e raffrescamento, perché magari non si gestiscono in maniera ottimale le aperture e le chiusure. È ovvio che quando si fa un progetto si tiene ben presente come deve essere fatto, esatto, l'impianto di riscaldamento e il raffreddamento. Insomma. Assolutamente sì. Poi l'altra cosa che noi abbiamo nel nostro brevetto, sempre che abbiamo portato come innovazione, sono i microrganismi effettivi che di fatto accelerano l'indurimento della calce senza andarci a mettere delle robacce. Loro semplicemente rendono disponibile CO2 in ambiente bagnato e quindi velocizzano l'indurimento della calce, l'asciugatura. Questo ovviamente ci permette di essere anche più veloci e oltre a sanificare, perché contrastano naturalmente i patogeni piuttosto che qualsiasi tipo di problematica di muffa. È antibatterico, eccetera. La calce, certo. Antibatterico la calce più questi microrganismi che sono quelli buoni, diciamo, tra i microbatteri che ci sono. Quelli che usiamo noi. E anche, possiamo anche berli, certo. Esatto, è un probiotico. È un probiotico, certo. E questo mix calce, canapa e probiotici creano sanificazione dell'ambiente, isolamento energetico e un materiale che dà una promessa di eternità fondamentale. Bene, io la ringrazio, dottor Baccella, grazie per questa sua spiegazione chiara, netta e precisa e grazie per quello che voi fate alla vostra azienda, che mi sembra un'azienda estremamente interessante e importante per l'edilizia italiana e internazionale. Grazie. Grazie a lei.
Parliamo di un'azienda che nasce nel 2004 dalla visione imprenditoriale della famiglia Zambelli, Novatec, e ne parliamo con il titolare William Zambelli e Serena Marignoni dello sviluppo commerciale. Buonasera, benvenuti. Buonasera. Come va? Bene, tutto grazie. Bene. Allora, mi parla un po' della vostra azienda. Cosa vi occupate esattamente? E Novatec in definitiva è una carpenteria metallica, cioè un'azienda di lavorazioni meccaniche che praticamente sviluppa ciò che viene prima realizzato su foglio, su computer. Un progetto, da un progetto lo realizziamo in lamiera, facciamo il prodotto finito da dare al cliente. Praticamente noi abbiamo un ufficio tecnico e delle macchine in grado di sviluppare ciò che il cliente ci ordina e che ci passa il disegno da realizzare. Abbiamo un ufficio tecnico che sviluppa il disegno, verifica che sia tutto fattibile, lo sistema in modo che poi la programmazione possa andare avanti col suo lavoro. Poi avete dei computer che immagino... Sì, abbiamo dei computer che con le forbici tagliano... Sì, diciamo, esatto. Avete ovviamente laser, no? Noi abbiamo delle macchine laser che praticamente una volta fatta la programmazione vengono inviate alle macchine e tagliano, riscaldando il materiale, tagliano termicamente. Quindi bisogna progettare questi laser, perché uno ha un disegno complesso, non è che avete sempre... dovete programmare questi laser affinché facciano il disegno che è sì, sul progetto. Sì, esatto. Noi dal disegno praticamente facciamo una programmazione in modo da avere meno scarto possibile e a realizzare il pezzo secondo le esigenze del cliente. E quindi c'è un'intelligenza dietro, bisogna fare un lavoro che dia meno scarto ovviamente, esatto. Perché sennò sono soldi che poi... E secondariamente che il lavoro venga fatto, processato nel minor tempo possibile, insomma non siano esatto, tempi lunghi. Sì. E soprattutto che sia possibile, perché vi sono mai arrivati dei progetti che... Ma questo non lo possiamo fare. Ci sono arrivati dei progetti che abbiamo dovuto poi in collaborazione col cliente realizzarli in altro modo perché o riuscivamo a velocizzare il processo di lavorazione o li facevamo diventare più economici e quindi aiutavamo il processo produttivo del cliente. Quindi in collaborazione sempre possiamo sistemare qualcosa certo. Che ci arriva dal... E i vostri punti di forza quali sono? Diciamo che noi da tempo abbiamo sicuramente la qualità, perché siamo anche ISO 9001, che è la certificazione sul controllo qualità del certo. Materiale. Sicuramente la collaborazione col cliente, perché spesso i clienti ci domandano materiale dall'oggi al domani, ma proprio effettivamente dall'oggi al domani, e cerchiamo di accontentarli in tutto e per tutto. E sicuramente anche l'economicità dei pezzi, perché al giorno d'oggi è una cosa molto importante. Direi che i soldi sono sempre importanti. Sì. In che settori siete presenti? Dunque, una delle modalità con le quali si è sempre mossa Novatec sul mercato è stata quella legata alla differenziazione. Quindi in realtà in questo momento, sia per le macchine che abbiamo, sia per l'esperienza pluriennale che abbiamo, siamo presenti ad oggi su diversissimi mercati. Passiamo dall'automotive, quindi l'automobile, a per contrario le macchine di movimento terra. Lavoriamo nel riscaldamento, quindi le stufe, le caldaie, ma anche nel raffreddamento. Lavoriamo negli impianti di lavorazione delle acque. I vari chassis, i pannelli di controllo, tutto quanto. Più o meno tutto quello che vede intorno a lei, a parte delle cose che hanno dimensioni talmente grandi che a noi in questo momento sono impossibili da realizzare, in realtà possiamo realizzare più o meno tutto. E in che modo la vostra azienda si può dire che è green? Allora, nell'immaginario comune non è facile associare il green ovviamente alla lamiera, ad un'azienda che lavora un metallo che non è di per sé green. Ma sin dall'inizio Novatec, diciamo, si è mossa nel green secondo quattro punti fondamentali, sperando che crescano in futuro. Il primo è quello legato alle materie prime, per cui noi compriamo solamente materie prime certificate, che ci permettono cosa? Ci permettono di riciclare tutto il nostro scarto. Quindi tutto quello che noi non usiamo, viene mandato in fonderia, non lo riciclate voi, viene mandato in fonderia. Ci sono delle aziende specializzate. Sono aziende ovviamente che raccolgono questi e quindi poi scarti. Viene tutto rimesso nel mercato per altro. Sicuramente cosa che non potrebbe essere fatta se il materiale non è di buona qualità, assolutamente, perché sono metalli diversi. Bravissimo. Se ci sono leghe che lo rendono puro o meno puro rispetto al necessario, non potrebbe essere riciclato. Ho capito. Al secondo punto sicuramente abbiamo i pannelli fotovoltaici messi nel 2010 su tutta la superficie del tetto del capannone. All'epoca, nel 2010,
Questo impianto da 167 kW permetteva più o meno di coprire tutta la nostra, il nostro dispendio energetico. Fa bisogno energetico. Ad oggi ne copre solo il 40-50% perché siamo ovviamente diventati più grandi, però da subito ci siamo armati di questa possibilità per essere più green. Terzo punto importante è uno degli ultimi acquisti che abbiamo fatto, abbiamo dovuto aggiungere uno dei famosi laser e abbiamo pensato, anziché di rivolgerci ad apparecchiature sicuramente ottime che sono ancora sul mercato, quelle classiche CO2, abbiamo deciso di rivolgerci al taglio laser a fibra. Questa tipologia di macchinario, che è uno dei più moderni presenti sul mercato ora, ci permette di essere più efficaci, perché in termini orari ci permette di produrre di più, ma essere molto più efficienti, perché ci permette di risparmiare più o meno il 50% di energia elettrica e di CO2. Ho capito. E da ultimo punto, una cosa più recente, lei si immagina, fino a qualche anno fa utilizzavamo tutto stampato su carta. Quindi lei immagini il foglio del primo progetto che arriva, prima di arrivare all'ultimo foglio della spedizione al cliente, quante volte va stampato, rivisto. Non si immagina le risme di carta che uscivano dalla nostra azienda. Sì. Abbiamo deciso quindi di dotare tutte le nostre postazioni lavorative di computer. Quindi abbiamo ridotto in maniera veramente drastica l'utilizzo della carta all'interno delle aziende. È un'altra idea molto interessante, sì. Questo. E quindi la vostra filosofia, per sintetizzare, qual è? Potrebbe essere. Dal punto di vista del green, siamo consapevoli che è un'azienda dove non è facilissimo approcciarsi al green perché lavoriamo un metallo, ma siamo certi che con quello che facciamo e con quello che probabilmente potremo fare in futuro riusciremo a fare la nostra parte. Bene. Come selezionate le vostre materie prime? Noi abbiamo fornitori certificati e quindi quando ordiniamo il materiale ordiniamo solo ai fornitori che hanno una certificazione. Ci danno ovviamente per ogni fornitura il certificato di come è la colata, di come sono tutte le caratteristiche del materiale. Quindi. Esatto. In più, quando entra in azienda, noi abbiamo un controllo interno che verifica se effettivamente quello che abbiamo ordinato. Un controllo qualità, quindi. Esatto, un controllo qualità anche sia in entrata che in uscita. Sia immagino. Entrata che in uscita, esatto. Bene. Avete da dare un consiglio green alle altre aziende? Diciamo che noi abbiamo iniziato praticamente subito col green, con i pannelli fotovoltaici, perché quando abbiamo cambiato sede, noi eravamo in una sede a 1000 metri quadri, siamo passati in una a 3500 metri coperti su una superficie 7000, abbiamo, oltre al capannone, messo subito i pannelli fotovoltaici. Un consiglio è di metterli sicuramente, noi infatti adesso siamo in espansione, probabilmente dovremo allargare la superficie di produzione. E quando l'allargheremo doteremo anche la seconda parte di altri pannelli fotovoltaici. Seconda cosa è gli investimenti, che ne stiamo facendo tanti a livello di macchinari, e sicuramente ci indirizzeremo sempre su macchine a consumo energetico sempre più basso. Bene, io vi ringrazio della vostra presenza, dei vostri consigli che avete dato, della vostra spiegazione così precisa. Grazie e buon lavoro. Grazie, buonasera.